Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Questa è la 19ª edizione della Festa di Venere, che nasce come momento di incontro fra le varie anime del nostro mondo. Qui, in particolare con i libri, abbiamo degli scritti un po' specializzati appunto sul tema di indipendenza e autonomia. Studiando la storia veneta si capisce che se il Veneto oggi fosse indipendente sarebbe come la Svizzera o come minimo come l'Austria. Se ci sarà uno spazio che lascerà la Lega, diciamo perdendo voti, ci potrà essere uno spazio a quei movimenti spontanei, locali, indipendentisti, eccetera. La fascia fa parte del MAC, il Maggior Consiglio della Repubblica Veneta. Che sarebbe? Che sarebbe la continuazione dal 1797 della Serenissima Repubblica. Come si fa? È un problema degli italiani, no? Dei 90 veneti. Lei da quanto tempo è venetista, indipendentista? Da quando ho cominciato a capire che a Roma ne fanno di tutti i colori. E cosa vota alle elezioni? Nessuno, tanto è tutto lo stesso. Fate qua? Eh beh, la festa dei Veneti, insomma, bisogna essere, è una presenza fissa tutti gli anni. Quindi... Quanti anni hai? 18. Ma tu andrai a votare? Io non andrò a votare. E perché? Perché non c'è nessuno che mi rappresenta. Ora, la tricolore è la Meloni. O lo fa la Meloni o lo fa lui, per coppia cosa? Lui chi? Salvini, fa l'imitazione della Meloni o no? E Zaia? Un po' meglio, dai. Però un po' di coraggio in più mi sembra un po' coniglio. Ma siete arrabbiati anche con Zaia? Certo. Perché? Ha tradito il popolo veneto, semplicemente. L'autonomia è stata inserita da Zaia nel programma elettorale del centrodestra ed è stata accettata da tutti. Immagino che un governo senza che non porti avanti l'autonomia è un governo che non può esistere. Quindi penso che la Lega a quel punto dovrà fare la scelta di andare all'opposizione. E sono qua che vengono a chiedere voti, cioè, l'unico voto che darei e sarebbe di più. Un momento anche triste per l'Europa, è un momento di guerra e anche patricide. L'unica bandiera al mondo in cui c'è scritto pace, quindi pace, è questa. La Repubblica ci ha insegnato che il primo valore di noi veneti, al di là del lavoro, al di là della famiglia, al di là di tutto quello che abbiamo ognuno di noi imparato, è la pace. In Veneto danno per vincente la Meloni. Gli italiani quando non sanno cosa fare votano appunto il salvatore della patria. Una volta Renzi prende il 40%, poi il 40% prende Salvini, adesso il 40% prenderà la Meloni. Perciò noi dobbiamo tornare al Rinascimento con qualche correzione. Cioè più signoria e meno Europa, abbiamo fatto il contrario. Più Europa e meno autonomia. Questo è il problema. Allora come si viene fuori? Facendo il contrario. Forse nessuno lo dice, non so cosa dire, io lo dico. Flavio